fare. Finita questa fase, ci hanno bocciati su questa posizione, ma vi parlo di 4 giorni fa, non è chissà quanto tempo fa. Io come al solito che non mi arrendo, perché non è che ho preso a cuore questa questione solo perché riguarda un territorio della mia regione e del Mezzogiorno d'Italia, che già basterebbe per la verità, perché perdere lavoro, perdere occupazione in Irpinia, in Campania, nel Mezzogiorno d'Italia, noi non possiamo proprio permettercelo. Ma io aggiungo qualche cosa in più, cioè la vostra vicenda è una vicenda che rientra in una politica industriale, che se viene dismessa Irisbus, ma gli autobus dove andiamo a comprare? All'estero. Allora a me, che sta a cuore il futuro di questa nazione, non intendo perdere anche un altro tassello. Guardate, 2 anni fa è stato smantellato un altro settore strategico, quello della chimica. Ci stanno le industrie della Vinils di Porto Torres, di Ravenna, di Porto Marghera. Ebbene, questo Stato, questo governo e questa maggioranza ha determinato una situazione per la quale sono chiuse queste aziende. La chimica con la quale si realizza il PVC che avete sotto le scarpe, vedete? Noi lo andiamo a comprare all'estero, lo andiamo a comprare in Germania. Prima con le nostre aziende almeno soddisfacevamo il 60% della richiesta del mercato nazionale. Adesso invece compriamo tutto dall'estero e prevalentemente dalla Germania.